Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi parlerò di alcune funzioni che sono state rimosse dagli attuali smartphone. Alcune di queste funzioni, ecco, è meglio che siano state rimosse, per altre invece a volte se ne sente un po' la mancanza. Ma detto ciò, non perdiamo tempo e iniziamo subito. Partiamo dalla radio FM, ormai la obsoleta funzione che appunto ci permetteva di ascoltare radio FM attraverso l'utilizzo delle nostre cuffiette che appunto fungevano da antenna. Pian piano, con lo sviluppo di internet, già a partire dal 2013, i produttori hanno iniziato ad eliminare questa funzione dai loro smartphone. Funzione che tuttavia ora può essere sostituita grazie a delle applicazioni che appunto consentono di ascoltare le varie stazioni radio attraverso l'utilizzo di internet. Un episodio che mi è rimasto nella mente è accaduto nel 2013, se non erro, quando praticamente è stato rilasciato l'S4 e anche l'S4 mini. La cosa strana è che mentre l'S4 non poteva riprodurre le stazioni radio FM, l'S4 mini invece poteva. Perché? Ma adesso passiamo ad un'altra funzione, ovvero agli infrarossi. Infrarossi che nel 2013-2014, ma anche poi nel 2015, era molto sviluppato ed era presente su una grandissima quantità di smartphone. Però pian piano i produttori hanno iniziato a rimuovere questa funzionalità, finché ora non è presente solamente su alcuni smartphone prevalentemente orientali. Ora invece si preferisce utilizzare delle applicazioni che si collegano ai vari dispositivi attraverso rete wireless. Però io mi pongo una domanda, cioè se la mia non è una smart TV, se non ho un condizionatore smart, come lo collego al telefono? Ma poi vuoi mettere veramente la figata di entrare nei negozi e di accendere le TV, di spegnerle, di accendere i lettori DVD e altro? Passiamo ad un'altra funzione che è vero non è tanto sviluppata, però ora la si vede meno del previsto, diciamo così. È uno dei maggiori produttori che continua ad implementare questa funzionalità nei propri smartphone è Sony. Sto parlando del tasto dedicato per accedere alla fotocamera. Può sembrare una cavolata, però di fatto non lo è. È una funzione molto comoda per vari motivi, intanto perché l'impugnatura del cellulare risulta essere più naturale, cioè non bisogna fare così, ma bisogna fare solamente così, quindi il tasto è proprio a portata di dito. Ma anche perché nell'effettuare questo gesto magari il telefono potrebbe muoversi un pochino e quindi la foto potrebbe venire un po' mossa. Invece facendo solamente così il rischio è molto più basso. È vero comunque che ci sono degli smartphone, ad esempio proprio l'iPhone, che cercano di simulare questa funzione utilizzando come tasto per la fotocamera il tasto del volume. In realtà ci sono molte differenze tra questa soluzione e un tasto apposito per la fotocamera. Il tasto apposito ha la doppia corsa per la messa a fuoco e anche per lo scatto. Invece questa soluzione qui permette solamente lo scatto, però devo dire è comunque meglio di niente. Ma adesso passiamo ad un'altra funzione, ovvero la rimozione della batteria. Gli smartphone moderni non consentono più di rimuovere la batteria. Personalmente non so se considerarla una cosa negativa o positiva. È utile perché di fatto, almeno apparentemente, rende più sicuri gli smartphone da ipotetici ladri, che quindi non potrebbero spegnere il cellulare, o almeno inizialmente, perché di fatto ci sono altri metodi per poterlo spegnere. Ma d'altro canto, se prima il cellulare si bloccava, ecco, bastava solamente rimuovere la back cover, rimuovere la batteria, reinserirla e riaccendere il dispositivo. Poi parlo io, che sono un possessore di iPhone, che non ha mai avuto la batteria rimovibile. E comunque ora si possono effettuare riavvi forzati anche appunto senza rimuovere la batteria. Davvero bella e davvero utile ed è la possibilità di avere una seconda batteria da sostituire con quella nello smartphone qualora si fosse scaricata. Ora tutto questo è un po' più scomodo, ad esempio si deve utilizzare power bank o anche cover batteria. Altra feature, se così si può chiamare, è il gancio per il laccetto da appendere al collo. Ditemi voi quanto cavolo era comodo questo gancetto. Tuttavia, ormai da parecchi anni non si vede più sugli smartphone. Eh sì, questo è un vecchio cellulare di mia madre. Peccato perché in certe situazioni era veramente molto utile. Faccio un esempio, siamo in fiera, ci appendiamo il telefono al collo e qualora ci chiamano, qualora dobbiamo scattare una foto, qualora dobbiamo prendere un appunto, boom, il telefono è qui, posso utilizzarlo in un istante. Ok, magari non sarà il massimo avere un cellulare appeso così al collo, però appunto era estremamente comodo e comunque ci sono delle cover che appunto vanno a ripristinare questo gancetto. Ma adesso passiamo a quest'altra cosa, diciamo così, che è meglio che ora non sia più presente sugli smartphone, o almeno che io ricordi non è più presente. Sto parlando dello speaker posto posteriormente e mamma mia quanto ho odiato questo speaker e quanto è stato utilizzato negli smartphone di qualche anno fa. Ok, non mi sto lamentando per motivi estetici, perché il telefono non è simmetrico, perché c'è la griglia, non me ne frega niente, ma perché quando il telefono veniva appoggiato su una superficie, e soprattutto se questa superficie era assorbente, ad esempio la tovaglia di un tavolo, il suono veniva attutito in una maniera incredibile. È vero comunque che alcuni smartphone, ad esempio questo S4 mini, avevano un piccolo rialzo sulla griglia per fare in modo che il suono non venisse attutito completamente, però ecco, non faceva granché. È molto meglio ora con gli speaker posti.
frontalmente o anche inferiormente. Ricordo ad esempio quando uscì il Note 4, praticamente il Note 3 aveva lo speaker posto inferiormente, mentre il Note 4 ce l'aveva qui dietro. Perché? Ma adesso passiamo alle gesture bizzarre, diciamo così, presenti sugli smartphone. Ad esempio le Air Gesture di Samsung. È vero, in questo video sto linciando Samsung, però ne ho anche parlato molto bene, quindi diciamo. Ad esempio, sempre per quanto riguarda Samsung, ricordo lo swipe per scorrere tra la galleria, o anche ad esempio il pan sullo schermo per effettuare uno screenshot. E alcuni potrebbero dire, però erano belli e anche utili. Allora, sul fatto che fossero belli, diciamo, lì si può ragionare, però sul fatto che fossero utili, ecco, magari se funzionassero, forse sì, potrebbero anche essere utili. E infine, le ultime due feature che sono più che altro delle piccolezze, poi dipende anche da cosa uno fa con lo smartphone. Come ad esempio il gioco dell'easter egg di Android, che ormai non è più presente sugli smartphone da un paio di anni, e anche il fantomatico jack audio. Jack Audio che tuttavia è una tecnologia che viene ancora utilizzata sulla maggior parte degli smartphone, però ecco, su alcuni di questi, non faccio nomi, non è più presente. Diciamo che, almeno personalmente, non sento tanto questa mancanza, ma questo perché utilizzo prettamente delle periferiche Bluetooth, ho comunque un adattatore da Lightning a jack e ho anche le cuffie con cavo Apple che appunto hanno un'uscita Lightning. E comunque le battute sul jack non fanno più ridere, diciamo che da un certo punto di vista sono ormai come lui, sono obsolete. Questa brucia. Ma detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like o un commento, ma soprattutto seguitemi su Facebook, Twitter ed Instagram per essere sempre aggiornati. I link come sempre vi lascio giù in descrizione, ma soprattutto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo settimana prossima in un nuovo video.